Episodio 7. Sia fatta la fine. Epilogo 1. Un anno prima, albero dell'invasione. Alla fine dei conti non rimase che la disfatta. Jace aveva il Silex tra le mani, Phyrexia sarebbe riuscita a invadere ogni piano e tutto quello che lui doveva fare era spiegare ai suoi amici perché l'annientamento totale fosse l'unica soluzione possibile. Loro cercavano di dissuaderlo, ma solo perché riuscivano a vedere unicamente ciò che sembrava giusto e non ciò che era reale. Non lo ascoltavano. Il cuore di Jace soffriva per i miliardi e miliardi di esseri che sarebbero rimasti in vita solo per subire pene maggiori e per assistere alla loro stessa fine. E avrebbe voluto che ci fosse stata una sola persona accanto a lui. L'unica con la bussola morale ancora salda come pietra. L'unica che avrebbe sostenuto la sua tesi. Il multiverso non poteva esistere se Phyrexia fosse sopravvissuta. Doveva far sì che tutto ricominciasse da capo. Vincendo, migliaia di piani moriranno. Perdendo, tutta l'esistenza è condannata. Dobbiamo al multiverso e alle generazioni a venire il dono di un'esistenza non inquinata da Phyrexia. Doveva agire. Jace sapeva di essere un ordigno. Era come 16 tonnellate di dinamite, era un campo di coltelli affilati, era un martello circondato da ragnatele e in quel momento teneva la mano tremante a 4 dita dal bordo del Silex. I cavi che spuntavano dal suo braccio erano sue estensioni, ma rifuggivano al manufatto. Tutto il resto di lui era affascinato e spaventato da quell'oggetto. Nemmeno la Firesis poteva spegnere il suo istinto di autoconservazione. Il che non era l'ideale. Doveva morire, e subito, in modo che Aleshnorn non potesse usarlo come arma. La trasformazione era quasi completa, solo la sua strenua forza di volontà l'aveva tenuta a freno. Ogni ora che passava significava un altro cavo in più e un dubbio aggiuntivo nella mente dei suoi amici. Ogni volta si sforzava di fermare qualche escrescenza metallica e placare un nuovo pensiero. Il fatto che gli crescessero era già una cosa spaventosa, ma ciò che rendeva tutto ancor più inquietante era il fatto che anche chiudendo gli occhi riusciva comunque a vedere ciò che lo circondava. Vedeva il resto della squadra, osservava i loro volti trasformarsi in maschere di rabbia, delusione e dolore. Poteva assaporare quello che visto da loro era un senso di tradimento. Sapeva quanto sarebbe stato pericoloso quando, e non se, Phyrexia avrebbe vinto. Dopotutto, avevano già assimilato una delle persone più potenti che avevano tra le loro fila, uno degli esseri più potenti che Jace avesse mai conosciuto. Anche con le sue capacità, che possibilità aveva? In quel momento, Jace sentì il suo dono diffondersi selvaggiamente. Percepì l'insinuarsi dell'olio caldo e accogliente come se si trovasse in una sorgente termale. Si sentiva attratto, assaporava l'odore di zolfo che portava alla sua fine. Vraska. La Vraska che conosceva era morta e lui sarebbe morto. Tutti sarebbero divenuti uno. Era quindi logico fare tabula rasa, far ripartire il multiverso da capo, sacrificarne pochi per il bene dell'infinito. Vero, Gideon? I miei amici non capiranno, pensò Jace. Ma almeno la loro sensazione di essere stati ingannati non durerà a lungo. Il Silex ci avrebbe impiegato solo qualche istante per entrare in azione. Con un ultimo sguardo ai suoi compagni, ai suoi amici, a Kaia e Kaito, pensò di dar loro il giusto credito, di chieder loro di chiudere gli occhi per addormentarsi prima della morte. Ma poi ci ripensò. Non era più quel ragazzino. Quella sua ultima gentilezza avrebbe permesso loro di agire. Conosceva il nome dell'ultima persona che aveva usato quel manufatto. Sapeva bene che tipo di uomo era. Liliana una volta gli aveva urlato contro un vecchio detto di Dominaria in un momento di rabbia, sibilando quel nome che lui non conosceva come fosse accompagnato dal veleno di una maledizione. «Tieni le palpebre aperte, o vedrai con gli occhi di Urza». Jace ipotizzò fosse un insulto, ma non ne aveva mai capito bene il contesto. In quel momento, invece, con le mani sul Silex, con le dita letteralmente pronte a scatenare un Armageddon, capì che quella sottile linea tra ciò che era buono e ciò che era corretto era molto più che sottile. Urza non era stato un uomo giusto, e beh, anche lui non lo era. Ma ciò che era corretto era solo a volte, e probabilmente in quel momento, anche buono.
Forse solo le persone come loro potevano fare una cosa del genere. Finché rimarremo tutti qui non potremo far altro che peggiorare la situazione, pensò Jace. Poi afferrò il Silex e si arrese. Ripulire completamente la terra, che sia fatta la fine. Mi dispiace, aggiunse poi. E si incise la pelle versando nella ciotola tutta l'infelicità che riuscì a convogliare, gli amici e i piani caduti per colpa di Phyrexia. Solo la vera distruzione poteva purificare tutto. Il corpo di Jace si bloccò, i suoi occhi si spalancarono. Qualsiasi presa avesse sulla materia e su se stesso venne annientata. Si fece prendere dal panico, cercò di riacquisire il controllo, di recuperare le redini di se stesso, ma il completamento era ormai definitivo. Jace, la mente perfezionata, era lì e non c'era più spazio per le debolezze della carne. Un muro si abbatté sulla sua mente cosciente, oscurando il mondo della veglia, soffocando tutto ciò che di umano era rimasto nell'accogliente oscurità. Quel distacco fu come cadere. Si chiese confuso se il Silex avesse funzionato mentre si abbandonava. Sprofondava dentro se stesso e verso il basso, nuotando attraverso il caldo abbraccio della Phyresis e svanendo. Non verso la morte, non verso una nuvola splendente con Gideon e Callist che lo aspettavano, ma verso il vasto interno della sua psiche. Il suo corpo rimase, ma Jace non c'era più. Mentre cadeva, mentre si stava isolando, si staccò, disconnettendosi da tutto il resto. Non avrebbe saputo dire se quella fosse stata una scelta volontaria oppure se la versione phyrexiana di se stesso l'avesse costretto a farlo. Strano. Era questo che faceva il completamento? Forse no. Era qualcosa di noto per lui. Era come dimenticare. Jace si risvegliò in una distesa vuota nella sua mente, senza poter scorgere l'orizzonte in lontananza. Era un'unica lastra d'alabastro, senza soluzione di continuità, con un semplice pozzo al centro. Era già stato in quel posto diverse volte. Il pozzo della mente di Jace era familiare e snervante al tempo stesso. Appoggiò il palmo della mano sulla superficie e ne percepì il calore, lo stesso del suo sangue. Si avvicinò e, non contento di farlo ancora, poggiò i piedi sul bordo, lasciandosi cadere ulteriormente, all'interno, verso il basso. Si schiantò su di una superficie d'acqua, un mare caldo. Nuotò, assaporò il sale e lo sputò, sorridendo alla luce del sole. La marea lo spinse dolcemente verso acque meno profonde. Quello specchio cristallino brillava di turchese e sapeva di benvenuto. Intorno ai suoi piedi osservò il luccichio dei pesci e sotto le dita sentì la grana della sabbia dei coralli spezzati. Una brezza leggera sorreggeva un albatros solitario che non disse nulla, ma la cui presenza faceva intendere che poteva trovarsi soltanto in un posto. Una copia dell'isola inutile si ergeva come un dolce faro naturale alle sue spalle. Quella vista poteva essere un motivo di preoccupazione, ma con gran sollievo del telepate questa volta non sembrò essere vittima di amnesia. Sapeva di essere nella sua mente. Era una sorta di bolla, una sezione della sua coscienza tenuta al riparo dalla Phyresis. Sembrava ragionevole, aveva avuto a che fare con un numero sufficiente di esseri malvagi e spietati, e sapeva che lì c'era un porto sicuro, sapeva che quella versione di sé era intatta. Guardò in basso, non aveva cavi o protesi, sembrava lui stesso. Scrutò l'oceano calmo e limpido, sembrava aver creato nel profondo di sé un rifugio per la sua mente, un piccolo angolo incontaminato, nascosto all'olio scintillante. Ma quel momento per contemplare la sua esistenza venne interrotto da un'immensa forza trainante. Un'onda anomala lo trascinò violentemente indietro, facendogli ripercorrere la via da cui era venuto. L'isola inutile diventò sempre più piccola sotto di lui. Il mare vasto si fece sempre più piccolo e si allontanò. Il Planeswalker urlò, sorpreso e infastidito mentre veniva trascinato via. «Aspetta, no, si stava bene lì!» In un attimo venne espulso da qualsiasi paradiso subliminale in cui si era ritirato, estratto dalla sua mente. Via, verso il cielo. Verso una fessura nella volta celeste, un tunnel tondo e scuro che poteva essere solo la base del pozzo. Venne trascinato ancora, sbatté contro le pareti, chiuse gli occhi, mentre veniva sballottato tra il ghiaccio e l'olio, e all'improvviso si ritrovò sveglio. Nel mondo reale.
di nuovo all'interno del suo corpo. I suoi piedi poggiavano su qualcosa di materiale, la sua pelle rabbrividì per il panico. Respirava aria vera, sbatté i suoi due occhi mentre continuava ad avere visioni periferiche attraverso le maledette estensioni che spuntavano dalle sue braccia. Si trovava ancora davanti all'albero dell'invasione. Che cosa era successo? Quanto tempo era passato? Il suo corpo non era più il suo, era stato completato. C'era movimento intorno a lui e grida, i suoi compagni urlavano lì vicino. Jace capì che erano passati solo pochi istanti da quando aveva attivato il Silex. Era sveglio, ma non avrebbe dovuto esserlo. Panico. Tutto stava per finire. Perché non aveva funzionato? Guardò verso il costato e vide una spada, la Luxior, che gli trapassava il petto con il nimbo che sgorgava dalla ferita appena infertagli. Oh! Spaventato, con un dolore lancinante che gli attraversava tutto il corpo, seguì l'istinto e la prima cosa che gli venne in mente fu di creare un'illusione intorno a sé. Visto che non era realmente morto, l'opzione migliore sarebbe stata quella di utilizzare la strategia dell'opossum. Il suo doppione, in bella vista, estrasse facilmente la spada, mentre il vero Jace, dolorosamente consapevole delle proprie facoltà, cadde a terra, con l'arma ancora nello sterno. Vomitò bile nera, sputò, tremò, con il cuore che batteva a mille. Si accovacciò, con le mani sull'elsa e con coraggio pragmatico provò ad estrarre la spada, invisibile a tutti e visibilmente angosciato, facendo tutto il possibile per rimanere in silenzio, anche se tutti i suoni che avrebbe emesso sarebbero stati probabilmente soffocati dalla sua onda psichica. La spada cadde dolcemente a terra e lui si riversò prono accanto ad essa, tremando, rantolando, con il nimbo nella lama che penetrando nelle ferite vincolava la sua psiche al controllo del suo corpo completato. Si osservò intorno, non essendo visto. Jace inviò la sua illusione a fianco di Elesh Norn e fu enormemente grato che, nonostante il suo potere, fosse ancora una dilettante nel campo della psiche. La madre delle macchine, vedendolo, si pronunciò in un modo solenne. «Loro sono uno. Che anche tu possa essere uno. Basta combattere e tutto finirà in fretta». Governò il suo avatar in modo che risultasse tranquillo, pacato, piuttosto presuntuoso ma comunque sottomesso, un'utile arma per i piani di qualcun altro. E così Elesh Norn non si accorse di nulla. «È così che mi vedi, vero? Il tuo piccolo giochino, un bambino telepatico», pensò ansimando a terra. L'illusione sorrise, forse ironicamente, mentre il vero Jace vomitava di nuovo. Il petrolio gli sanguinò tra i denti socchiusi. In quel momento, lei, nel pieno della sua arroganza, era un bersaglio facile. Se non fosse stato trafitto da parte a parte, avrebbe sicuramente colpito Norn a morte. Non ne era in grado. La regina rivolse un ultimatum ai suoi amici. Tyvar disse no. Kaito passò con una disinvoltura tale che Jace apprezzò. Kaia sputò udendo l'invito. «Se volete essere nemici, così sia», concluse Norn. Sentì il tempo scorrere così come il nimbo nel suo corpo. Jace non sapeva se sarebbe guarito o se quel potente antidoto gli avrebbe permesso solo di essere consapevole della sua trasformazione. Era troppo debole per reagire, la fine era vicina, ma c'era speranza nella ferita che portava al petto. Jace forse non poteva più salvare il multiverso, ma poteva salvare lei. «Avraska sarebbe andato bene se si fosse trattato di Norn», si giustificò, mentre non invitato si tuffò nella mente della madre delle macchine. L'esperienza fu sgradevole, quasi come cercare di lavarsi le mani nella melma filamentosa di un liquido spinale. Poi fu l'incarico assegnatogli a broccarlo. «Tornatene a casa», gli ordinò. «Hai il privilegio di convertire casa tua». Jace ci mise un attimo a interpretare quelle parole. Non era una sensitiva, né valeva la metà di quel che era stato Bolas. I desideri di Norn erano semplici e diretti e gli arrivavano in testa veicolati dall'olio scintillante. Percepì quel bisbiglio come lo avrebbe tradotto il suo io completato, ovvero «torna su Vryn». «Ricostruisci ciò che hai distrutto».
Questo era probabilmente ciò che doveva fare per dimostrare la sua lealtà alla regina. Per quel che poté capire Jace in quel momento, l'ordine era tutto lì. Anche dopo aver riacquistato i suoi ricordi in passato, il telepate sigillò Vryn dietro un muro invalicabile. Col senno di poi e con occhi diversi, divenne molto più limpido cosa l'Amaret gli avesse fatto fare e quali effetti avrebbero avuto i loro crimini. Quanta parte di quella guerra avessero scatenato loro e quanto la Sfinge si fosse divertita nel cancellare la sua mente perché il ragazzo potesse ancora fare quello che gli diceva, come un burattino. Vryn è un mondo che vive un conflitto costante tra due fazioni che desiderano ottenere il controllo delle misteriose strutture presenti ovunque sul piano, gli anelli magici. Le enormi strutture, oltre a servire da case e posto di lavoro per molti degli abitanti, sono utili per la raccolta del mana e per dare energia ai nuclei. L'alternanza al potere e la costante guerra mantiene l'equilibrio e fa sì che il piano sopravviva. Se uno dei due schieramenti si considerasse sconfitto, probabilmente raderebbe al suolo la rete di anelli per evitare che gli altri la utilizzino, condannando tutti all'estinzione. Jace nacque e abitò fino a 13 anni in un'umile casa di minatori su una di queste strutture. Si rivelò ben presto come abile telepate e venne bullizzato da alcuni compagni. I genitori pensarono che un mago giudice molto potente, la Sfinge di nome Al'Amaret, l'avrebbe potuto aiutare. Divenne suo discepolo e abbandonò la famiglia sotto la sua guida, imparò molto ma venne anche usato per delle missioni segrete. Col tempo Jace scoprì che la Sfinge faceva il doppio gioco. Anziché negoziare la pace, si serviva del ragazzo per rubare segreti e venderli a entrambe le fazioni, fomentando la guerra e arricchendosi. Poi, dopo ogni compito, cancellava la mente del discepolo e proseguiva il suo dominio indisturbato. Scoperto l'inganno, i due si sfidarono in un duello mentale. Il maestro sembrava avere la meglio, ma Jace, disposto addirittura a danneggiare la propria mente, riuscì a tendergli una trappola e a far sì che nel suo impegno si dimenticasse di respirare. Quell'esperienza fu traumatizzante. L'ultima cosa che il giovane vide fu il volto della Sfinge ansimante e poi si trovò catapultato su un altro mondo. Aveva viaggiato nelle cieche eternità. Era diventato un planeswalker ed era arrivato a Ravnica. Da allora non fece mai più ritorno sul suo piano natale. Lo sforzo compiuto nel leggere la mente di Norn spezzò la sua concentrazione. Jace sentì la marea che iniziò a trascinarlo indietro, al sicuro, lontano. Sentì la sua coscienza che iniziò a rifugiarsi nel pozzo. Si aggrappò mentalmente a tutto ciò, fece sì che la sua illusione simulasse un salto planare e lottò per evitare che il suo vero corpo iniziasse a eseguire il salto verso il luogo che Norn gli aveva indicato. Non poteva andarci, non l'aveva mai più fatto, ma doveva andarci. Il respiro di Jace divenne affannoso mentre si trascinava invisibile nelle cieche eternità, abbandonando l'illusione alle spalle, e mentre il suo corpo si rialzava, la sua mente spariva. Sentì il suo corpo lontano e venne colto dal terrore della nostalgia. Il profumo del petricore, dell'ozono carico, della pioggia, il ticchettio della nebbia sull'immenso arco di un anello magico. Riuscì soltanto a gridare «No!» mentre la Firesis si riappropriò della sua presa e strappò quella puntina da disegno fatta di nimbo che lo teneva ancorato alla sua mente. Il suo corpo sbucò dall'eternità cieca e calpestò il suolo umido di un piano che non vedeva da anni. Le maree trascinarono via la mente di Jace ancora una volta, lontano dalla coscienza, e lo rigettarono nell'ampio oceano interno della sua psiche. La Firesis lo spinse ancora più lontano e lui perse il controllo, tornando a sbandare nei meandri del suo io e staccandosi dal suo corpo. Jace si schiantò con un tonfo nelle acque poco profonde del suo mare mentale. Si alzò in piedi, ansimando, sputando e schiaffeggiando la superficie dell'acqua con rabbia. Si diresse verso la spiaggia, imprecando e riemergendo in preda all'ira. Non sapeva che fare. Prima il nimbo gli aveva permesso di riprendere coscienza, ma era un qualcosa di temporaneo. In quel luogo poteva controllare solo la sua mente, non il suo corpo. Jace si accovacciò sulla sabbia cercando disperatamente una soluzione.
come poteva fuggire da una cella senza pareti? La può mettere alle fiamme, gli suggerì qualcosa dentro di sé. Un lontano ricordo affiorò in lui e lui lo sentì lì accanto a sé sulla spiaggia. La mente è l'altare del corpo e il corpo fiorisce o appassisce sotto la sua volontà. Era un pensiero arcaico, complicato, lontano, che riecheggiava attraverso decenni e strati di oblio, ma la sua saggezza gli fornì la risposta. Doveva ammalarsi, doveva costringere il suo corpo a combattere ciò che la sua mente non poteva sconfiggere. Jace si alzò in piedi e affondò i talloni nella soffice sabbia. Strinse il suo io, inspirò e sentì i suoi occhi infiammarsi mentre tendeva le mani verso l'orizzonte. «L'olio nelle tue vene è un virus», pensò. Non successe nulla nell'immediato, ma vide al limitare dell'orizzonte che il cielo cominciò a infittirsi e a piegarsi. Una lontana turbolenza si profilò. «Sei febbricitante, sei un malato terminale». Un lampo squarciò il cielo e Jace si sentì trascinare in avanti con le dita dei piedi che raschiavano la sabbia mentre veniva sollevato e trascinato. Si abbassò, concentrando tutta la sua volontà sul suo compito. Se fosse voluto sopravvivere, avrebbe dovuto costringere il suo corpo a combattere il virus che si espandeva dentro di sé. Sbatté le palpebre, l'isola mentale si allargò e raggiunse il suo corpo. Riacquisì parte dei sensi ed ebbe così un guizzo di consapevolezza di ciò che stesse facendo all'esterno. Le sue orecchie non fischiavano, piuttosto sembravano ronzare come sotto gli effetti di una forte scarica elettrica. Il suo corpo era completamente in disordine, ne percepiva alcune parti al posto di altre. Capì che stesse marciando stretto tra altri esseri, percependo suoni confusi e si vide schiacciato contro la lunga fila dei suoi nuovi alleati, i Phyrexiani. Vide centinaia e centinaia di persone ovunque, i cavi che spuntavano dal suo corpo le squadravano e si accanivano contro di loro, inviando impulsi psichici che le facevano cadere. Il suo corpo percepì il picchiettio della pioggia e si accorse di uno strano ticchiettio, come di uno strano battito, proveniente dal piano stesso. Lo riconobbe. Con profondo e appassionato senso di colpa, capì che quello era il suono familiare degli anelli magici. Non lo sentiva ormai da decenni, da quando era poco più di un bambino, ma fu solo quando alzò lo sguardo che si rese conto del contesto. L'armata di Phyrexia marciava compatta su una strada lastricata di corpi ammassati lì, per loro, e a spianare quella strada era stato lui. Sotto, sulla superficie di Vryn, c'erano infatti diverse persone che si contorcevano, rantolavano, le loro membra si staccavano e precipitavano al suolo, un male diffuso e moltiplicato. 20 soldati si immobilizzarono davanti a lui, le loro menti cantarono al suono di quella di Jace in una cacofonia statica. Il volume mentale fu eccessivo, fin troppo alto per capire, e gli ci volle un attimo perché si rendesse conto che il ronzio, quell'elettricità statica, era l'incantesimo che aveva dato il via alle convulsioni ed era venuto direttamente da lui. Corse ai ripari, annullò l'incantesimo e fece un respiro ormai sull'orlo della nausea. Il cuore gli si spezzò e le sue mani tremarono. Ossessionato, Jace vide la verità nella sofferenza che aveva davanti agli occhi. Quello era ciò che aveva sempre avuto a disposizione. Era un'arma, aveva un potere quasi infinito, inarrestabile, che ora, non più soggiogato alla vergogna, all'etichetta e ai giuramenti, dimostrava ciò che avrebbe sempre potuto essere. La marea tornò a tirare, la sua coscienza andò alla deriva. La versione Phyrexiana di se stesso riprese il controllo mentre il vero Jace venne rispedito indietro e per cercare di opporsi a ciò comandò al suo corpo di mettersi in mezzo con tutta la forza possibile. Ma aveva un'altra arma, non distruttiva, ma efficace. Qualcosa che sapeva fare bene sugli altri. «Stai dormendo, stai dormendo, stai dormendo!» iniziò a ripetere. E all'improvviso fu davvero così. Quando Jace riprese conoscenza, con un rantolo tornò alla veglia, con il corpo e la mente di nuovo uniti tra loro e disteso sulla schiena sull'orlo di un burrone. C'erano altri corpi, per lo più carcasse Phyrexiane, su tutti i lati. La pioggia gli bagnava la pelle, il petto gli bruciava probabilmente a causa del nimbo residuo e il suo braccio era una ferita unica, apertasi a causa della rimozione dei tubi che gli erano spuntati. Ma ciò che sentiva era soprattutto una forte febbre.
Le calde vertigini e le allucinazioni gli annebbiarono la vista, i suoi muscoli tremarono dai brividi e il sudore della fronte si mescolò alle gocce di pioggia. Aveva spinto il suo potere verso nuovi limiti. Per quello che aveva fatto, si sentiva orgoglioso di se stesso, debole e potente al tempo stesso. Ma poi tornò al presente, pensò alle lunghe file di vittime che stavano morendo a terra. Era stata colpa sua. Quanto era stato facile conquistare, demolire e uccidere? È stato facile perché avevi già ucciso dei soldati di Vryn. Allan Maret ne sarebbe orgoglioso. La voce che sentiva era la sua, il delirio dato dalla malattia, e Jace rabbrividì nell'ascoltare il suo giudizio. «Hai forse dimenticato chi sei?» Tutto ciò che di lui non bruciava sotto i colpi della febbre cadde a terra. Jace aveva indossato così bene il suo abito da salvatore, convincendo i suoi amici che poteva attivare il Silex, che potevano salvare il multiverso. Aveva ripetuto quella piacevole storiella che però contrastava nettamente con la ventina di soldati che aveva portato alla morte. Sì, l'aveva dimenticato. La febbre colpì di nuovo come un'onda e lui sentì di nuovo la propria voce febbricitante nella sua mente. Freddo, madido di sudore e sotto i colpi di un'encefalite autoindotta, si alzò in piedi, incerto su dove andare. Sentì il suo corpo reagire. L'olio lo chiamò di nuovo a sé, ma lui si oppose, affondò i talloni nel terreno e focalizzò nella sua mente un'affermazione. «Sono io ad avere il controllo». Sbatté le palpebre, respirò. Aveva il controllo, era vero. Mentre si rallegrava di ciò, afferrò uno dei cavi dal braccio e lo strappò. Urlò, sangue misto a nero olio sgorgò dalla ferita e sentì la pelle nuda arrossarsi e scaldarsi ancora di più per la febbre. La capacità di controllo dell'olio si stava indebolendo, ma con lui anche il suo cuore, i suoi polmoni. La ferita nel petto di Jace ora perdeva più sangue che olio. Stava morendo. Oltre a lui, molti dei corpi che giacevano distesi continuarono ad avere delle crisi. Jace li tranquillizzò in un sonno senza sogni. Riposavano sul soffice terriccio inzuppato dalla pioggia, con gli arti infilati in cespugli di salvia e le teste coronate da macchie di vegetazione con lunghe radici. Jace ripensò ai nomi di quelle piante e ricordò che molto tempo prima gli fu insegnato quali erano curative e a cosa servivano. Un anello magico ronzava in lontananza e quello era l'unico suono che lo circondava. I Phyrexiani si erano ritirati da tempo. Era l'unico ancora vivo e sveglio sul campo di battaglia, e questa sensazione lo tormentò. Lo riportò a quel cupo senso di appagamento, all'effusa di approvazione che emetteva la Sfinge. Ma un altro ricordo attanagliò il suo cuore martellante, riportandolo al presente. Vraska. Contro ogni ragione, contro la febbre, la ferita, l'olio che sgorgava dalle sue vene che ancora lo invitava a ritirarsi di nuovo sulla sua isola mentale, chiudendo definitivamente gli occhi, Jace urlò di dolore ed eseguì un salto planare. Doveva raggiungere Ravnica. Se poteva salvare se stesso, forse poteva salvare anche la sua Vraska. Jace tornò a casa e constatò che anche la sua casa era imbrattata di sangue. Ravnica era di nuovo in guerra. Legioni di suoi compatrioti si erano riversate in ogni angolo. Gli angeli Boros sciamavano nei cieli come calabroni. Le furiose bestie Gruul sfondavano le barricate e calpestavano le macchine sulla loro strada. Era una nuova guerra della scintilla, ma anziché finalizzata a mettere un dio faraone al comando della città, Jace sapeva che sarebbero state persone a lui care, pronte ad intitolarsi la vittoria. Schivò un battaglione Azorius e si fiondò in un vicolo fuori dalla vista di un'ordata di Trull Orzhov, armati di spuntoni dorati. Il Planeswalker trovò un angolino tranquillo mentre si stringeva la ferita al petto, chiuse gli occhi e ampliò la sua mente. Il suo pensiero e la sua visuale si espansero, sfiorando ponti e strade, superando il frastuono e la violenza della battaglia, schivando abilmente la coscienza dei morenti e facendosi strada verso la mente di colei che amava più di ogni altra cosa al mondo. La percepì per un attimo. Quello che trovò era come una copia. Era lei, ma più tenue. Un pezzo, una parte. Jace portò la mano vicino alla ferita che a sua volta stava vicino al cuore. E si bloccò.
La guerra infuriava, le macchine venivano respinte, il frastuono degli invasori in preda al panico riecheggiava nella sua mente. Sembrava si domandassero se la loro leader fosse morta e che su Ravnica ci fosse un dispositivo in grado di disattivare l'olio. Si pensava e si parlava di una ritirata. Ma era solo rumore di fondo. A Jace importava solo che quel barlume nella mente di Vraska risplendesse e non si spegnesse in lontananza. Si arrampicò sulle macerie, cercò un'abitazione vuota e salì per le scale. Perdeva ancora sangue in tutto ciò, ma corse, emerse dalla soffitta sopra la tettoia. Individuò un drago in volo e provò a controllarlo. Lo fece volare abbastanza basso da poterlo afferrare. Funzionò a malapena. La creatura, riluttante, sembrò opporsi alla cosa, ma nonostante ciò svolse il suo compito. Portò Jace ad una distanza tale da poter scorgere Vraska, distesa su un altro tetto. Non riuscì a trattenere un gemito. Il suo corpo era un ammasso di metallo bruciato e sciolto. Le parti non composte da pelle erano diventate bluastre e carbonizzate, come metallo surriscaldato dall'interno. Le sue unghie erano diventate artigli, i suoi capelli un groviglio di filamenti, ogni parte riconoscibile e distorta. Vraska era immobile, ma lui sapeva che era ancora viva. Si liberò del suo destriero alato e si inginocchiò di fianco a lei. La cullò, mettendo insieme ciò che restava della sua volontà per prenderla in grembo, in preda al panico. «Puoi aprire gli occhi per me?» disse con tutta la dolcezza che gli era rimasta. La sua preoccupazione si riversò sulle sue mani tremanti. Erano insanguinate e sporche di quello stesso olio, ma non curandosene, la accarezzò lo stesso, sulla guancia. «Riesci a respirare?» Lei non rispose. Così lui si concentrò, si spostò ai margini della sua mente, pensando che fosse più semplice per lei replicare quando udì la sua voce ironica. «Non illuderti, Beleren. Non sei tu a togliermi il fiato». Emise un profondo respiro di sollievo e si strinse a lei. Era un miracolo che fosse ancora presente. Come aveva fatto a resistere alla firesis, senza i privilegi che aveva avuto il telepate? «Cosa riesci a ricordare?» Lei iniziò a spiegargli. Mentre lei parlava, Jace intuì che anche la compagna non fosse consapevole di ciò che era successo all'esterno, che gli stava parlando da una bolla simile alla sua, che gli stava raccontando ciò che aveva vissuto mentre era in qualche modo al sicuro. Rimase con lei per un po'. Seguì il suo invito ad entrare nella sua mente. Si meravigliò della sua autoconservazione e del fatto che fosse completamente ignara e inconsapevole, scoprendo che si era nascosta in quella nicchia segreta che lui stesso aveva creato per lei molto tempo prima. Vraska si era salvata. Era ovvio che ce l'avesse fatta. Si avvicinò a lei, ripensarono l'un l'altro ai bei momenti e mentre Jace la stringeva, voleva aggrapparsi a quel momento per l'eternità. Cancellare tutto il resto, tutto tranne la sua amata. Vraska valeva 10.000 piani. Aveva deciso, non ci sarà nessuna penultima festa per nessuno dei due. La appoggiò sulle macerie, la posizionò supina e abbassò la fronte su di lei, tenendole il viso tra le mani. Come un cannone puntato su una casa di specchi, la sua mente era pronta a colpire. Se poteva almeno in parte invertire il processo della propria firesis, allora sicuramente avrebbe potuto farlo anche con lei. Questa era la sua ipotesi. O speranza. Sarebbe stata l'operazione più difficile che avesse mai tentato e lei non aveva la minima idea di cosa l'attendeva. Forse era meglio così. La avvertì soltanto: «Tieniti forte, questa parte fa un po' male». Lei rispose celata dietro una porta metaforica, un po' confusa e a malapena cosciente, fiduciosa e ingenua. «Avrai sempre tutta me stessa». Jace la baciò in fronte. Sapeva che prima di ordinarle di rimettersi in sesto doveva essere completamente sveglia. Ricordò la sua promessa di tanto tempo prima, il loro piano per sabotare Bolas, quella chiave segreta che ancora racchiudeva il resto della sua essenza. Aveva un solo modo per farlo, e quello avrebbe messo a dura prova i suoi limiti. Si preparò con un respiro affannoso. «Ti amo anche io, capitano». E poi, con il respiro calmo da vero maestro, chiuse gli occhi e realizzò 5 miracoli in un colpo solo, come se 5 Jace operassero contemporaneamente. Il primo, il più immediato, fu che non appena pronunciò il suo titolo ad alta voce, la porta della psiche della Gorgone, quella che la teneva al sicuro, protetta dalla firesis,
si aprì e la sua personalità balzò fuori sulla superficie della coscienza. Nella loro connessione condivisa, lui la vide lì sfavillare di una brillante luce candida. La contenne, la avvolse e custodì proteggendo la luce del suo amore con grande maestria e agilità mentale, prima che il resto del suo io completato potesse infettarla ed avere il sopravvento. Nel mondo della veglia, sotto il cielo di guerra, gli occhi di Vraska si aprirono. Sussultò, i suoi muscoli iniziarono a vibrare in preda alle convulsioni. Nel frattempo, nel regno dell'interiore, come seconda opera costruì una barricata, un lungo e solido muro metaforico tra la sua mente ed il veleno che aveva alterato il suo corpo. Il muro era fatto da cose che lei amava. Scaglie, chitina, tazze da tè di altri piani, splendidi abiti di Ravnica, assi di legno di grandi veglieri e pietra come quella che solo lei poteva creare. Un monumento alla forza e alla volontà della Planeswalker, e dietro di esso raccolse e incanalò il miasma e la sporcizia ammassata da Phyrexia. Contemporaneamente, un'altra parte di lui più razionale inviò il messaggio che doveva aiutare a salvarle la vita, lo stesso comando subliminale che continuava a riecheggiare nella sua mente. Stai combattendo un'infezione, sei malata, hai la febbre, respiri e sei viva, ma l'olio nelle tue vene è un virus. Una quarta parte di Jace sollevò il corpo di Vraska con tutte le sue forze. I muscoli iniziarono a cedere per la stanchezza. La cavità nel suo petto tornò a pompare sangue ormai libero dall'olio e con la determinazione di un moribondo la trascinò nelle cieche eternità. Non sapeva nemmeno dove andare. Mentre entravano in quell'eterno infinito, si rese conto che nonostante i suoi sacrifici, nonostante la più complessa opera telepatica mai tentata in vita sua e nonostante la loro smisurata forza, entrambi erano troppo deboli per poter andare avanti. Senza un qualche aiuto, sarebbero sicuramente morti. Infine, la quinta parte della mente di Jace si ricordò di conoscere una potente guaritrice, forse la migliore di tutto il multiverso, e pensò che la conosceva da tutta una vita. Trascinando con sé la sua amata, tornò sul piano che aveva lasciato solo poche ore prima. Le cieche eternità erano sempre apparse a Jace come delle visioni mentali, infiniti strati di vetro intricati che si incurvavano e si sovrapponevano, rigide strutture matematiche che sapevano emozionare. La mente non era un luogo logico, ognuna conteneva una massa incredibile di impulsi biologici e riflessi naturali, istintivi. L'etere dell'unico luogo tra i luoghi gli era sempre sembrato come un posto caotico e bellissimo, tanto illogico quanto fragile. Vraska era lì tra le sue braccia. Lui sentì che lei stava aprendo gli occhi mentre attraversavano le cieche eternità. Frastornata, si guardò intorno vedendo per la prima volta una versione di quel luogo che non era la sua. Poi i suoi occhi incontrarono brevemente quelli di Jace. L'agonia del suo stato fisico fece vacillare il Planeswalker, incespicò in un cavo che partiva dalla sua schiena e urlò mentre si strappava la pelle. Il sangue gocciolò e si disperse nel nulla mentre lui la guidava verso l'unico posto in cui sarebbero stati al sicuro. L'unico luogo in cui poteva sempre ritirarsi. Quel posto a cui ha pensato quando Norn gli aveva ordinato di tornare a casa sua. Riemerso, Jace attraversò una porta, aprendola sentì un dolce profumo di violette. Inciampò di nuovo, il sangue schizzò dietro di loro e sia lui che Vraska rovinarono a terra su di un tappeto tessuto a mano, probabilmente su un altro piano. Quella stuoia color indaco sembrava antica, riportava elaborati cerchi e cavalli stilizzati e girandosi sulla schiena il ragazzo si sentì in colpa per averla imbrattata. Il resto della stanza sopra di lui era più piccola di quanto si ricordasse. C'erano dei pannelli di legno imbiancati, un basso soffitto, travi grezze e una libreria fatta in casa che occupava l'intera parete, di fronte alla quale c'era una larga vetrata che tintinnava sotto gli effetti della pioggia. C'era disordine, ovunque, più un paio di occhiali in cima a una pila di libri. Vraska, ormai tinta ovunque di viridiano, respirava e tossiva. Jace, ansimante, era in preda agli spasmi della febbre. Cercò di muovere la mano per afferrare quella di lei e mentre lo fece, un pezzo di metallo si staccò dalle sue dita. Entrambi avevano un aspetto orribile. Lui però pensò che anche con i cavi che le trapassavano il corpo, sfigurata e piena di piaghe, lei comunque era viva e quindi bella.
Radunando tutte le sue energie, in un ultimo sforzo, sorrise. «Ma che cosa?» disse una voce che non udiva da decenni. Alzò lo sguardo e vide una donna matura, con occhi chiari e capelli crespi, castani, un po' ingrigiti dall'età. Non era tanto alta, snella come un corridore e con un viso affilato come una faina. La donna lo guardò con un'espressione indecifrabile e lasciò cadere sul tavolo un tomo di medicina. Ranna Beleren, imperturbabile, nascose abilmente lo spavento causato dai due mostri insanguinati che piovvero nel suo salotto. Si avvicinò timidamente ad essi, muovendo le dita della mano destra sulla quale si addensò un grappolo di luce azzurra che si tramutò in un bisturi magico, una difesa improvvisata, ma si fermò quando gli occhi del ragazzo incrociarono i suoi. «Jace», disse sussurrando il suo nome come se fosse una maledizione. Era troppo distrutto per muovere i muscoli del viso, quindi gli rispose direttamente nella mente, quando ormai stava perdendo conoscenza. «Ti prego, mamma, aiutaci. Mi spiace tanto».